tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Ventenne seduto sui binari, salvato da due agenti della polizia, il sindaco di Pesaro Ricci annuncia un encomio di benemerenza. Dimentica il portafogli sul treno e un'anziana glielo ruba, 80enne denunciata dalla polizia ferroviaria. Incidente fra tre auto sulla cesanense a Marotta di Mondolfo, una si ribalta nel campo, due le persone ferite. Al via domani festeggiamenti per il 50° anniversario della fondazione della parrocchia Santa Maria Goretti. La tombola di San Paterniano si trasforma in uno show e torna il 10 luglio con una serata di musica, spettacoli e comicità. Grande affluenza per la festa del fritto a Tombaccia di Fano, successo per il raviolo alla marmellata e cioccolata. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Salvano un ragazzo di 20 anni seduto sui binari che voleva farla finita e il sindaco di Pesaro Ricci annuncia un riconoscimento per i due angeli in divisa. Protagonisti di questa vicenda lieto fine sono Vincenzo Ciavarelle e Giuseppe Sepede, in servizio alla questura di Pesaro, che domenica scorsa sono riusciti ad evitare il peggio. Alle 20:30 era arrivata alla sala operativa la segnalazione di un automobilista che, percorrendo il cavalcavia di Santa Maria delle Fabbrecce, aveva notato un giovane seduto sui binari lungo la ferrovia. I due poliziotti in poco tempo sono arrivati sul posto e, senza farsi notare, hanno raggiunto il ventenne, lo hanno bloccato, portato al sicuro e hanno chiesto il blocco del traffico ferroviario per ragioni di sicurezza. Una volta accompagnato in ospedale, dove ha corso anche il padre, sono rimasti con lui un paio d'ore. Questa mattina Ricci ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook nel quale ha annunciato l'encomio di benemerenza per i due agenti, definiti appunto angeli in divisa. Nei prossimi giorni si terrà una piccola cerimonia in municipio. La polizia ferroviaria di Ancona invece ha denunciato una signora di 80 anni per furto. Il fatto risale al 15 giugno scorso, quando un uomo che era sceso alla stazione di Pesaro si era accorto di aver dimenticato sul treno regionale diretto ad Ancona la giacca con il portafogli contenente circa 300 euro. Una volta che il convoglio è arrivato alla destinazione, del portafogli non ce n'era più traccia. La Polfer però è riuscita a identificare l'anziana grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e degli appostamenti effettuati nei giorni successivi. Una volta rintracciata, l'ottantenne ha ammesso di essere l'autrice del furto. A Fano, cambiamo argomento, sono partiti i lavori dell'assessorato al turismo e al commercio gestiti dal neo assessore Etienne Lucarelli, che vedete alle mie spalle. Infatti sono già stati convocati due tavoli tecnici per valutare le necessità ma anche le eventuali problematiche. Credo che sia importante dapprima effettuare tutto un momento di ascolto, di analisi, di raccolta dati dei vari comparti turistico e del commercio, quindi un tavolo tecnico con le associazioni di categoria in riferimento al turismo alle 16:30 e con il commercio alle 17:30. A questa fase seguirà poi una fase più aperta con gli operatori e per incamerare quei dati che ci servono per fare delle analisi precise, quindi in questo momento ascoltare gli operatori, ascoltare le associazioni di categoria, capirne le problematiche e da lì poi attuare tutta una fase d'analisi a fine cercare di apportare le soluzioni per migliorare la nostra città. Questa stagione ormai è un treno in corsa, le modifiche immagino si fanno un po' fatica a fare, quindi sarà la prossima stagione estiva che vedremo la delineazione un po' dell'impronta sua. No, ma in realtà devo dire che io oggi prendo mano ad una situazione lasciata da due assessori, Carla Cecchetelli al commercio e Stefano Marchegiani, che hanno fatto sicuramente un ottimo lavoro, quindi prendo le redini e darò continuità ad un lavoro che è stato svolto in modo preciso e puntuale. E sicuramente da qui cercheremo di capire insieme a loro, con i quali anche magari mi interfaccerò, e insieme alle associazioni che vivono questi comparti che giornalmente cambiano e vivono diverse difficoltà, quali sono le migliorie da fare per il futuro.
Ancora cronaca, un incidente si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 16 lungo la strada provinciale cesanense a Marotta nel comune di Mondolfo. A scontrarsi sono state tre auto, una di queste un SUV, un Land Rover Defender. Dopo il violento impatto si è rovesciato finendo in un campo adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato due feriti a Santa Croce di Fano, i vigili del fuoco e la polizia locale di Mondolfo per i rilievi di legge. Domani prenderanno il via i festeggiamenti per il 50° anniversario della fondazione della parrocchia Santa Maria Goretti di Fano. Dal 1969 ad oggi la parrocchia di Santa Maria Goretti di Fano celebra il 50° anniversario della fondazione. Il ricco programma dei festeggiamenti inizierà da mercoledì 3 luglio con la giornata dell'adorazione che prevede l'esposizione del Santissimo Sacramento alle ore 9. Successivamente alle ore 21 l'adorazione eucaristica comunitaria in chiesa, mentre alle 22 la benedizione eucaristica e riposizione del Santissimo Sacramento. I festeggiamenti proseguiranno poi anche nella serata di giovedì. Ore 21:15 verrà presentata una mostra fotografica del 50° anniversario e letture in poesia in dialetto in ricordo dei personaggi ed eventi trascorsi. Venerdì 5 luglio invece sarà la volta della giornata della preghiera. All'interno della chiesa verrà fatta una veglia con Santa Maria Goretti animata dai giovani. Sabato 6 luglio invece nell'area polisportiva parrocchiale sarà organizzata una cena sotto le stelle a partire dalle ore 20. In conclusione poi di domenica 7 luglio, giornata della festa patronale, il vescovo Trasarti celebrerà una santa messa alle ore 20:30 in onore della santa. La Regione Marche stanzia oltre 2.200.000 euro per interventi socio-assistenziali rivolti agli alunni disabili fisici o sensoriali dal nido d'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. La Giunta ha trasmesso il provvedimento alla Commissione Assembleare competente per il via libera definitivo. Gli interventi consistono nel fornire alle famiglie in difficoltà con figli audiolesi o videolesi un sostegno economico per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare, per i supporti tecnologici e per i testi scolastici. È previsto inoltre un contributo al trasporto scolastico per gli alunni con disabilità che frequentano le superiori. Ed ora passiamo alle manifestazioni. Il 10 luglio torna in piazza 20 settembre a Fano la tombola di San Paterniano, uno degli storici appuntamenti della città che quest'anno si trasforma in un vero e proprio show. Il servizio di Lino Balestra. È indiscutibilmente un pezzo di storia di Fano, legata al santo patrono e alla ricerca della dea bendata, anche se a fin di bene. Quando nacque la tombola di San Paterniano, probabilmente nell'immediato dopoguerra, non esistevano slot machine o grattini dalle vincite milionarie e quindi la ricerca di un colpo di fortuna avveniva con le lotterie nazionali, il gioco del lotto o queste estrazioni. Ecco il perché del suo grande successo. Inoltre era una forma di sostegno al convento dei padri francescani della città e quindi doppia ragione per esserne dei partecipi. Oggi lo scenario sociale è totalmente diverso, ma il fascino e l'attrattiva della tombola estiva di Fano è rimasto immutato, come immutata è la sua finalità. Grande partecipazione, ogni edizione di turisti all'evento, soprattutto gli abitué. Diverse volte se ne sono tornati nei luoghi di origine con un bel primo premio in tasca e la vacanza praticamente gratuita. Ma anche dai fanesi doc che vivono questo appuntamento come un punto fermo della vita pubblica cittadina. Quest'anno, per il 10 di luglio prossimo, gli organizzatori hanno voluto dare una nuova veste all'estrazione in piazza, cucendoci attorno una vera festa fatta di musica, poesia e comicità. Quest'anno la tombola di San Paterniano è una tombola show. Sì, vedi, il nome show ce lo portiamo dietro all'infinito. Sì, ci hanno chiamato, a me e a Giovanni, Gian Giacomi, e quindi io presenterò la serata che comincerà alle 21, quindi due ore prima dell'estrazione, e Giovanni farà degli interventi con i suoi personaggi più noti, diciamo. Ci divertiamo con Massimo Gasperini, con cui faremo un pezzo a due, io e lui, su San Paterniano. Poi ci sono i TSO, un gruppo bravissimo che si alternerà tra interventi comici, ci saranno poi le poesie, il Vio Grilli, ci sarà Ermanno Simoncelli, insomma una serata articolata molto divertente.
gente. I biglietti, le cartelle della tombola sono già disponibili in molte edicole della città. La cartella della tombola, che costa 2,50 euro, consente di partecipare anche alla lotteria. Per la tombola invece sono confermati i premi dell'anno scorso, cioè la tombola 1250 euro, la cinquina 500 e la quaterna 250 euro. Partner storico a sostegno dell'organizzazione dell'evento, non poteva mancare anche quest'anno il gruppo bancario Creval. Sì, un legame ormai indissolubile, come con tantissime altre iniziative che fanno parte della tradizione di questa città e di questo territorio, quindi assolutamente abbiamo confermato il nostro sostegno e lo faremo anche nei prossimi anni, perché come dicevo prima è un'iniziativa della città, no? Che coinvolge tutti e bisogna averne rispetto e anche sostenerla. Anziani e disabili questa mattina hanno vissuto momenti di gioia e allegria grazie a una edizione speciale di Colora la vita, che ha superato ogni barriera. Francesco Salvago. L'evento più colorato dell'estate della famiglia Avis di Fano questa mattina si è spostato nella zona passeggi con una edizione di Colora la vita dedicata alle persone diversamente abili ed anziani, creando una vera e propria special edition. Ti è piaciuto partecipare? Tanto. Sei divertita? Sì, molto, molto. Mi piacciono queste feste così, mi piacciono. Diverse sono state le associazioni coinvolte del territorio marchigiano che hanno partecipato all'evento. Quante associazioni sono state coinvolte all'interno di questa iniziativa? Allora, oggi siamo in 4 associazioni, c'è la Casa per Anziani Famiglia Nova di Fano, la Casa di Riposo Ciavarini Doni di Orciano, poi abbiamo il Centro Itaca di Fano e Casa Penelope, quindi siamo tantissimi. Sognavamo di avere, insomma, anche noi la possibilità di partecipare, però in uno spazio speciale che ci potesse accogliere secondo le nostre esigenze. Un vero e proprio tuffo nei colori che accende lo spirito di Avis, che quest'anno mette al centro il tema dell'aggregazione, creando una vera e propria rete solidale. Anche con questa giornata siamo riusciti a far vincere la solidarietà, che è la cosa più bella e che ripaga poi di tutte le varie lavori, sacrifici che magari si possono fare, no, durante l'anno. L'evento, organizzato dallo staff di Famiglia Nova in collaborazione con Avis, Comuni di Fano e Rotaract della Valle del Metauro, ha avuto anche un momento di convivialità fra i ragazzi partecipanti, con una merenda loro dedicata al suono della chitarra del cantautore fanese Luca Vagnini. Una special edition del Colore alla Vita, veramente all'insegna dell'unione, della felicità e della voglia di stare insieme, quindi la canzone, la musica aiuta, no? È un bel veicolo per tutto questo. E domani alla Rocca Malatestiana di Fano prenderà via il Micro Festival, un evento all'insegna della musica e delle tecnologie. Con il Fab Lab, Fano è una città più europea attraverso il progetto Erasmus e Making Class, in cui il Fab Lab e l'assessorato alle politiche giovanili sono coinvolti come partner. Questo progetto Making Lab è un progetto europeo che ci connette con altri tre paesi, Francia, Germania e Malta, e che ci permette comunque di stare in una rete internazionale e dare nuovi impulsi e nuove visioni a quelle che sono le nostre politiche giovanili. Da domani 3 luglio, a partire dalle 16, nello stupendo scenario della Rocca Malatestiana si svolgerà un micro festival all'insegna della musica e delle tecnologie digitali, con il supporto dell'innovativo spazio sperimentale del Fab Lab, che attraverso la Casa della Musica delinea la sua grande originalità rispetto ai Fab Lab tradizionali. Alla Rocca verranno installate scenografie per eventi musicali e convegni scientifici in cui la musica, le luci e le tecnologie lavoreranno tra di loro. Il partner di questo progetto sono l'ente di formazione e coordinatore del progetto, il Fab Lab di Monaco di Baviera e quello spagnolo di Bilinedu. Ovviamente anche gli istituti scolastici di formazione come il Ginnasio di Monaco e l'EMCAST di Malta e ovviamente il nostro Polo 3 sono partner di questo progetto europeo. In pratica l'idea, l'obiettivo nostro è di cercare di riandare a rimotivare questi ragazzi
per contrastare un po' quello che è il grosso fenomeno dell'abbandono scolastico, e rimotivarli dal nostro punto di vista è prenderli in quelle che sono le loro passioni quotidiane, quindi come l'utilizzo, no, degli smartphone, dei cellulari o di strumenti come possono essere i droni o stampanti che adesso vanno di moda, le stampanti 3D o altre cose che comunque loro spesso usano nella loro quotidianità. A Tombaccia di Fano invece ieri si è conclusa la 10ª edizione della Festa del Fritto, a riscuotere successo anche la novità di quest'anno, il raviolo alla marmellata e alla cioccolata. Quest'anno, dopo aver fritto di tutto, partendo dal gelato, alla Festa del Fritto del quartiere della Tombaccia è stato il raviolo fritto, il re del decennale della manifestazione. Il raviolo fritto con due farciture, giusto? Giusto. Allora, una la Nutella e una la marmellata e frutti di bosco. Mamma mia, una leccornia di quelle. Buonissimi. Ma quale va di più? Chi vince tra frutti di bosco? Diciamo, sì, forse Nutella. Forse però, Nutella, però siamo lì, dai, siamo lì. Oh, anche qui regole ferre per la frittura, temperatura, tutto a regola d'arte. Tutta regola, oramai siamo... Ormai siete rodate. 10 anni di festa, forse una delle più recenti come nascita, ma da subito partita con numeri impressionanti di partecipazione. Ogni anno, nei giorni di allestimento, migliaia e migliaia di persone si accalcano allo stand gastronomico per assaggiare quello che gli specialisti del fritto ogni anno portano qui. Carne, pesce, verdure pastellate, patatine, insomma, il ben godi dei golosi. Sono andato un po' tutto, piedine, fritti, ma quello che va di più è il fritto di pesce, quello che va per la maggiore. Più o meno come quantità siamo sui 3 quintali, quindi siamo andati abbastanza bene. Un traguardo importante è quello dei 10 anni della manifestazione che volontari e soci dell'associazione Quaidla dal Fiume, sulle cui spalle grava tutta l'organizzazione, hanno voluto festeggiare in modo particolare, offrendo nella serata conclusiva di domenica scorsa un bicchiere di bollicine per un brindisi gigante con tutti i presenti e i volontari. Siamo esausti ma contentissimi perché effettivamente c'è stata la presenza, penso, più ampia rispetto a tutti gli anni addietro, insomma, effettivamente è stato un successone e ho visto nelle facce di tutti coloro che ci hanno dato una mano, dei volontari eccetera, che diciamo un bel sorriso. Chiusa questa edizione già si incomincia a pensare alla prossima? Certo, certo, già pensiamo alla prossima, stavamo giusto pensando oggi a che tipo di fritto promuovere, giusto perché per metterci insomma nei binari che ci portano al 2020. Oltre al fritto non è mancato nulla tra gli ingredienti principali della ricetta per la buona riuscita dell'evento: il ballo con la musica di grandi orchestre come Riccardi, Spazi Giovani dove ogni sera band giovanili facevano musica un po' più accattivante per la loro età, espositori di artigianato locale e un'area dedicata ai bambini con giostrine e gonfiabili. Una festa, quindi, veramente per tutta la famiglia. È una delle belle feste dei quartieri della nostra città. Qui al di là del fiume, ma in realtà è sempre città di Fano a tutti gli effetti, ma quello che mi piace è che qui abbinano il quartiere verso la campagna con le tradizioni del mare, il fritto e un legare il mare con diciamo i quartieri al di là del fiume. E lo speciale dedicato alla Festa del Fritto lo trasmetteremo nei prossimi giorni. Questa sera invece andrà in onda uno speciale realizzato alla Festa della Risata che si è svolta a Isola del Piano. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.